Allora, cominciamo questa fiera dell'innovazione. Ah no, scusate, proprio poteva essere carino. In verità parliamo di un tema innovativo nell'ambito culturale, perché sotto quella sigla apparentemente innocua e stupida, cioè il partenariato pubblico-privato, PPP, si includono varie cose di particolare interesse, soprattutto di questi tempi, e quindi spero in questi due giorni di potervi dare sia gli elementi necessari per inquadrare il tema a livello generale, sia poi elementi invece operativi per capire anche come poi si lavora in questo contesto. Mi presento brevemente, solo per permettervi di capire meglio anche la prospettiva da cui io guardo al tema della gestione del patrimonio culturale, che è una prospettiva su cui apparentemente esiste un grande consenso ed esiste addirittura una disciplina, perché viene insegnata nelle università, molti titoli di master, molti titoli di corsi di laurea si ispirano alla gestione del patrimonio culturale, alla gestione delle attività culturali. In tutta onestà, se devo confessarvi qual è il livello di maturità dal mio punto di vista di questi studi, della disciplina, se vogliamo sintetizzarla così, non è particolarmente avanzata questa disciplina, nel senso che c'è molta confusione su cosa significhi oggi gestire e valorizzare il patrimonio culturale, sia perché sono due termini, quello della gestione e della valorizzazione, un po' sovrapposti in parte e non chiaramente collocati dentro la normativa, ad esempio. Per cui se voi cercate la gestione all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio, non è che trovate una indicazione specifica, che invece ad esempio c'era in provvedimenti passati. Quindi quello di cui mi occupo io è proprio praticamente la gestione, nel senso che mi occupo di capire quali sono le migliori condizioni per gestire il patrimonio culturale o le attività di spettacolo. Meno mi occupo delle industrie culturali e quindi in particolare di discografia, cinema, nonostante insomma stiamo facendo io con la mia società che si chiama Struttura Consulting, facciamo vari lavori insomma in questo campo. E quindi qual è il mio mestiere di fatto? Io sono un economista, un economista d'azienda, nel senso che, come sapete, l'economia, diciamo volendola un po' semplificare, forse anche un po' banalizzare, ma si distingue in due famiglie principali, che sono la micro, diciamo, l'economia d'azienda e la macroeconomia. Diciamo che nell'ambito dell'economia della cultura, l'economia macro è quella che studia, diciamo, dovrebbe studiare il ruolo che la cultura pesa, diciamo, gioca nel PIL, l'impatto che i grandi eventi possono generare su un territorio, quindi questioni che attengono, diciamo così, al ruolo che l'economia che la cultura svolge all'interno di un'economia complessiva, sociale e evidentemente anche di vario tipo. Quello che faccio io invece è una cosa un po' diversa, cioè io lavoro non tanto per stimare quale può essere l'impatto di un euro investito nella cultura, cosa che, diciamo, è un po' difficile da stimare, ma soprattutto è impossibile da verificare, quindi è un ottimo mestiere per chi lo vuole fare, perché nessuno potrà mai dire: ah no, ma non ha prodotto 7 volte il risultato, ma l'ha prodotto 6,5. È impossibile da dire, quindi evidentemente è un gran mestiere per chi lo fa. No, purtroppo io faccio un mestiere che invece alla fine dell'anno si capisce se l'hai fatto bene o meno, nel senso che io mi occupo, diciamo così, della parte organizzativa ed economica delle istituzioni culturali che chiaramente sovrintendono al funzionamento del patrimonio, così come delle attività culturali. Quindi se alla fine il bilancio non si chiude bene, lo vedi, non puoi dire: sai, c'è avuto un impatto territoriale che è fantastico, è stupendo. Quindi chiaramente è una responsabilità un po' diversa. In quanto economista però, e questo l'avrete capito anche voi che insomma la studiate il tema o ne siete comunque incuriositi, tutto in Italia passa attraverso, diciamo così, il diritto amministrativo, nel senso che non si può immaginare di fare un progetto culturale, come sinteticamente possiamo dire, se non si ha chiaro che cosa vuol dire l'apparato amministrativo italiano, che è molto articolato, come sapete, insomma, se abbiamo così tanti avvocati un motivo ci sarà. Ed è appunto il fatto che, diciamo, tutto è reso molto più complicato dalla sovrapposizione dei livelli amministrativi, il fatto che su un singolo bene come questo possono insistere per certe autorizzazioni il comune, per altre l'università, per altre la provincia, per altre la regione, per altre la direzione regionale dei beni culturali, più tutte le altre vigili del fuoco, la protezione civile, il genio, praticamente tutti, no?
E quindi chiaramente tutto questo complica evidentemente la gestione, che se la semplifichiamo nella sua essenza, evidentemente l'organizzazione di risorse di tutti i tipi, culturali, tecniche, materiali, di competenze relazionali, per arrivare ad uno scopo, che in questo caso potrebbe essere la valorizzazione del complesso. Quindi, diciamo, il mio mestiere è quello di lavorare sulla gestione, ma in verità, diciamo così, e questo è importante che voi lo apprezziate, diciamo, e lo capiate fino in fondo, non è che gestire un patrimonio è una cosa indipendente dal saper conoscere i meccanismi di funzionamento economici e amministrativi. Cioè la gestione, a cui si ispirano molti corsi più o meno lunghi e master, non è una cosa indipendente dal saper fare una buona analisi economico-finanziaria, una buona analisi di fattibilità amministrativa. Quindi i fondamentali per poi fare questo mestiere, a mio avviso in maniera corretta, sono quelli. Per cui, lo dico anche per chi di voi vuole investire in questo settore, che è un settore molto complicato. Io ho fatto il primo corso in Italia sull'economia della cultura, che era la Bocconi. Dei miei 114 colleghi, in tre lavoriamo in questo settore. Il resto fa, diciamo, lavoro in banche d'affari, e quello del primo corso in Italia, in una fase peraltro in cui le amministrazioni potevano ancora spendere e c'erano, diciamo così, c'era capacità di assorbimento del mercato, di professionisti di quel tipo lì. Se, diciamo così, il 98% non fa questo mestiere, un motivo ci sarà. E il motivo sta anche in quello che vi dicevo, nel fatto che essendo, diciamo, il 95% del patrimonio culturale italiano pubblico, e se non è pubblico e appartiene al privato, un privato, diciamo, tipicamente sociale o non profit, è comunque altamente regolato. Se voi gestite un teatro, indipendentemente dal fatto che voi cerchiate di accedere ai finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, che appunto conoscete, immagino, il FUS, che è la principale fonte, diciamo, su cui si sostiene lo spettacolo dal vivo italiano, non solo teatro, non solo teatro di prosa, i circhi, le bande, i teatri lirici, insomma un po' tutto. Diciamo, capite che quella roba lì non è una cosa per cui voi da privato gestite come uno che ha un'azienda privata, gestisce tutto quello che la gestione comporta. Chiaramente avete una dipendenza molto forte dagli enti pubblici, variamente intesa questa dipendenza, regolazioni, autorizzazioni, qualunque tipo di cosa che abbiate in mente. Questo vuol dire che non è un ambito di mercato vero e proprio. In sintesi, se uno vuole trovare lavoro o essere assunto nel settore della cultura, dovrebbe prima di tutto fare i conti con la pubblica amministrazione, che però, date le situazioni di contesto che conosciamo, non assorbe personale qualificato da una vita, nel senso che c'è il blocco delle assunzioni, non si fanno più concorsi, il Ministero dei Beni Culturali sostanzialmente è fatto di custodi. Uno se la immagina come fatto, diciamo, come dire, di tecnici, ma i tecnici veri e propri, cioè quelli che di fronte a una richiesta di autorizzazione al Ministero, quindi alle sovrintendenze, possono approfondire e fare un'istruttoria tecnica, sapete quanti sono all'interno di tutto il Ministero? In termini percentuali, proviamo a fare una stima, lanciamoci, lì dice il 3%, sono il 2%. Cioè il 2% dei dipendenti del Ministero dei Beni Culturali è capace di fare un'istruttoria per la quale tipicamente il Ministero è stato costruito. Ok? Questi sono i dati preoccupanti di quando, che per la prima volta per fortuna era riuscito a mettere in evidenza il sottosegretario allora del governo Monti, Cecchi, che è stato un grande ed è un grande tecnico del Ministero e quindi era forse l'unico capace di fare queste stime. Capite quindi che sia una situazione che dire drammatica è dire poco. Detto ciò, esiste uno spazio comunque di impresa all'interno del settore culturale, di impresa anomala, e poi vedremo qualche aspetto da questo punto di vista, però quello che mi preme insomma segnalarvi è che per arrivare alla cosiddetta gestione c'è un sacco di cose di contorno che bisogna controllare. Per questo il mio mestiere fondamentalmente è sì di gestione, ma per arrivare a quella, vi dicevo, ci sarà, una volta dovrai scrivere una legge, e quindi ad esempio, diciamo, collaborato ad alcune leggi di settore che servono proprio a dare le regole di funzionamento con cui poi si gestiranno i beni, ad esempio, oppure le attività di spettacolo. Io insieme al mio gruppo abbiamo scritto le nuove regole del FUS che entrano in vigore dal prossimo gennaio. Come sono regole che disciplinano quasi 500 milioni di euro, quindi capite che è una responsabilità significativa, soprattutto perché cambiano molti dei parametri che tipicamente orientano le domande, insomma tutta una serie di questioni su cui non va noi. Quindi c'è una fase di programmazione,
che è fondamentale e che è determinante per la gestione, perché se alcune cose non sono programmate non potranno mai avvenire poi sulla pratica. Questo è un punto importante da capire. Ed è un punto importante perché, come sapete, soprattutto in Regione Puglia, la programmazione comunitaria fondamentalmente ormai è l'unica fonte di soldini per tutte le regioni del sud. E chiaramente rispetto ai bilanci ordinari oramai si potrebbe dire che tutto quello, la maggior parte di quello che passa per la cultura passa attraverso i fondi strutturali, che sono i fondi che vengono veicolati dalle regioni, come sapete, no? Con cofinanziamento, più un fondo nazionale che è il fondo dell'87. Quindi chiaramente il primo tema da capire per lavorare in questo settore è come gira la programmazione, perché da lì, diciamo, se uno capisce bene quella roba là, il 60% del lavoro l'ha fatto, perché lì dentro trova già tutto quello che è obiettivi e finalità dei progetti, chiamiamoli così, caratteristiche tecniche, gestionali, organizzative ed economiche, e poi le cose pratiche, le spese rendicontabili, i meccanismi operativi con cui funzionano, no? I soggetti ammissibili, tutte quelle robe lì su cui avete sicuramente un po' di esperienza. Quindi la fase di programmazione è una prima fase fondamentale. Poi ci sono i meccanismi operativi, cioè una volta fatta la programmazione dico che bene, bisogna valorizzare il castello Alfonsino, bisogna valorizzare il castello Visconteo di Voghera, bisogna lavorare. E valorizzare un castello si può fare in mille modi diversi. Oggi vediamo una carrellata di modalità con cui la cosa si fa attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, nel senso che, come sapete, poi scorreremo anche per vederlo meglio, di fatto la gestione del patrimonio culturale può avvenire, semplificando molto, in due modalità: o perché il proprietario, tipicamente pubblico, se ne assume direttamente il carico, e quindi non vuol dire che ci sarà necessariamente del personale pubblico di fronte, però comunque la responsabilità della gestione rimane in capo all'ente pubblico. L'altra formula è che, pur essendoci una responsabilità complessiva di indirizzo e controllo dell'ente pubblico, la gestione poi viene affidata al privato, con varie modalità che si distinguono sostanzialmente per la libertà di iniziativa che ha un privato, che oggi infatti vediamo, per poi arrivare alla formula principale che vige in Italia, per cui ne vediamo tante, molte non sono applicate nel nostro settore, alcune stanno timidamente cominciando ad essere applicate, vi racconterò qualche caso concreto così potete anche poi vedere proprio praticamente come funziona, ma vi dicevo ci concentreremo sulla concessione, perché la concessione è lo strumento principale più importante che è impossibile non conoscere se uno vuole entrare nel vivo di questi meccanismi in Italia. Non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, quello è l'elemento proprio principale. Quindi capire come funziona quello, credo possa essere, almeno nell'ambito delle cose di cui vi parlo oggi, una cosa non banale, perché poi su quella vi racconterò proprio praticamente come si costruisce, cioè in termini molto molto operativi. Buongiorno, prego. Ok, quindi possiamo partire. Allora, trovate, diciamo, almeno nei titoli, molte volte richiamato il tema del partenariato pubblico-privato, no? E questo perché, diciamo, da un po' di tempo a questa parte si è creata, e poi la vedremo anche con maggiore dettaglio, una particolare attenzione pubblica su questo tema, purtroppo mediata da un giornalismo non sempre molto accurato, però in generale, cogliamo l'aspetto positivo, esiste un'attenzione da parte dell'opinione pubblica sul tema della gestione del patrimonio culturale, e questo è sicuramente, come sempre, un fatto positivo. Uno dei temi purtroppo sottovalutati in questo dibattito, che è invece quello da cui io voglio partire per inquadrarlo correttamente, a mio avviso, è il tema della finalità di un partenariato pubblico-privato, perché soprattutto sui giornali, per chi di voi legge, diciamo, un po' ed è aggiornato un po' su, anche sul dibattito, insomma, sia più generale sia rispetto a casi specifici, no? Appelli e cose di questo tipo qua, manifesti per la cultura e cose amene come queste, diciamo, tipicamente il dibattito è polarizzato in due grandi posizioni. Ci sono quelli per i quali il privato è sempre molto figo e bello e quindi bisogna spolverare la cultura e far entrare i privati che sono per definizione sostanzialmente puri e capaci di gestire, e dall'altra la posizione opposta in cui invece il privato è Satana e quindi fondamentalmente è l'ente pubblico che è l'unico titolare della buona gestione del patrimonio culturale. Esiste però un presupposto fondamentale, ancora prima di entrare nel vivo delle questioni tecniche del partenariato pubblico-privato,
e cioè la questione del perché bisognerebbe uscire dai confini amministrativi della gestione di un ente pubblico per aprirlo a qualcun altro che non è un dipendente pubblico, ok? E questo è il tema di base. Per questa ragione il tema dovrebbe essere impostato su una prima questione che trova un unico grande e significativo riscontro, che è quello del rapporto con i cittadini, che sono privati, ma sono coloro per i quali sostanzialmente le istituzioni nascono e compiono la loro attività. Sono banalità, ma purtroppo sfugge nella complessità anche tecnica, di cui poi vi darò anche un po' conto, e nell'evoluzione ovviamente delle istituzioni italiane, non solo, ogni tanto sfugge il senso delle attività e delle istituzioni. Cioè sfugge nel senso che, diciamo così, sono pagati con soldi pubblici, anche le attività di tutela e di valorizzazione, diciamo così, del patrimonio culturale, ma il nesso, no, tra il bene e i suoi proprietari legittimi, diciamo così, i cittadini di cui le istituzioni dovrebbero essere un mezzo, ogni tanto sfugge. Ci potrebbero essere mille esempi, ne trovate con molta facilità anche su internet, insomma, io vi posso portare l'esperienza ormai di 10 anni di attività, ho seguito insomma qualche centinaio di progetti di consulenza alle pubbliche amministrazioni. E diciamo, tra i tanti che ricordo con grande affetto, c'è una persona di un'amministrazione che gestiva un'area archeologica a 50 metri da un castello della provincia che registrava i suoi buoni 60.000 visitatori all'anno. Quest'area archeologica stupenda ne registrava 3.000, 2.500, una cosa del genere. Quindi dissi, guardi, secondo me insomma possiamo lavorare, perché comunque è un peccato che in sintesi nessuno la visiti questa roba qua. Dice no, però io, diciamo così, non mi stanco troppo, e quindi la cosa fino così può essere gestita bene. Quel può essere gestita bene evidentemente non ha nessun tipo di connessione con la finalità con cui l'istituzione nasce, a protezione ma soprattutto a valorizzazione di quel bene. Io non metto in dubbio che esistano, come dire, problemi di capacità di carico, cioè che con le aree archeologiche, come i beni in generale, hanno una loro capacità di carico, ma lì eravamo molto al di sotto della capacità di carico, come dire, del bene. Quindi esistono infiniti esempi, ne ho preso uno stupido, ma poi ne faremo anche altri. Il senso è, cerchiamo di capire se ha veramente un senso immaginare un rapporto diverso tra Stato e cittadini rispetto alla cultura. E è un tema non banale ed è un tema di interesse generale, al punto che il Consiglio d'Europa ne ha fatto oggetto di una convenzione, la Convenzione di Faro, che è una convenzione interessantissima che vi invito a leggere, peraltro ovviamente pubblicamente disponibile online, perché introduce dei concetti, diciamo, apparentemente banali, come il diritto all'eredità culturale, però che in verità tanto banali non sono. Non sono se ovviamente a questa impostazione, che potete immaginare molto da convenzione, quindi chiaramente da disposizioni universali, mi verrebbe da dire, che chiaramente sono nel cuore del Consiglio d'Europa, come sapete, se a questa impostazione consegue poi una serie di misure che vengono adottate. E quindi la Convenzione di Faro ha il grande pregio proprio di ricordarci una cosa non banale, e cioè che si conservano le cose alle quali si tiene. E quindi ci ricorda un altro aspetto non banale, che noi siamo abituati a immaginare il rapporto tra pubblico e privato come un rapporto in cui l'ente pubblico conserva e il privato gestisce e valorizza, diciamo così, semplificando molto in questa distribuzione delle funzioni. Ma in verità la Convenzione di Faro ci ricorda un aspetto non banale, su cui peraltro anche Italia Nostra, con la nuova dirigenza, ha messo in evidenza. Cioè il fatto che perfino la conservazione è un elemento di partenariato pubblico-privato, perché io conservo solo quello che poi i miei privati cittadini ritengono meritevole di essere conservato. Cioè, soprattutto in una fase in cui c'è una crisi enorme finanziaria delle istituzioni e in particolare del Ministero dei Beni Culturali, che, per darvi un'idea, per avere un paragone facile da capire, mentre il Ministero della Cultura francese gestisce, diciamo, ha un bilancio di 7 miliardi d'euro, il nostro ne ha 1,5 miliardi, di cui molto più della metà serve solo a pagare gli stipendi, cioè non a fare delle cose. Quindi capite che è una situazione particolarmente critica, e non si esclude che, al di là della riforma che entra in vigore a gennaio, come sapete insomma è stata da poco approvata questa riorganizzazione del Ministero,
ma non si esclude che bisognerà mettere mano pesantemente all'organizzazione del Ministero. E quando bisognerà scegliere cosa togliere, no? Perché fino a quando c'è da aggiungere o rinominare è sempre facile, ma quando bisognerà decidere cosa togliere, a mio avviso l'elemento fondamentale che sarà la garanzia della conservazione del patrimonio culturale sarà l'interesse dei cittadini, che sono gli unici che possono veramente poi prendersi cura del territorio e motivare l'esistenza anche di un'istituzione sul territorio che la faccia, ok? Tutto questo può apparire abbastanza banale, però in verità lo è molto poco, nel senso che questa continua separazione della conservazione dalla valorizzazione e dalla gestione sta creando e ha creato una scissione fortissima, fortissima in Italia. E questo è un problema, nel senso che chi fa la valorizzazione è quasi, come dire, in qualche modo tenuto un po' a disinteressarsi di come si svolga la conservazione o addirittura a vederla come l'elemento in conflitto, no, con la valorizzazione e viceversa. Il che invece è un problema, nel senso che il diritto all'eredità culturale, come ci dice correttamente la Convenzione di Faro, è un diritto che comprende tutte queste fasi e le comprende in maniera inevitabile, mi verrebbe da dire, perché se io ho un diritto e lo devo esercitare compiutamente, perché il tema è questo, non un diritto astratto, sai, sì, ho un diritto, poi ho un diritto d'opzione, no? Se voglio entro, se non voglio non entro al museo, è una cosa un po' più articolata. Questo diritto all'eredità significa capacità delle istituzioni di raccogliere quello che per il pubblico dei cittadini ha senso e quindi significa anche un patrimonio immateriale, cosa per cui, diciamo, lentamente, come avete visto, anche l'UNESCO riconosce il patrimonio immateriale. L'Italia l'ha fatto con moltissimo ritardo da questo punto di vista. Poi ci sono esperienze significative, anche in Sicilia c'è il registro delle eredità immateriali, insomma ci sono tante cose interessanti. Il punto fondamentale è che il partenariato pubblico-privato prima di tutto dovrebbe avere questo tipo di relazione, cioè capire come una maggiore e migliore partecipazione incide sulla pienezza dell'essere cittadini e quindi sull'esercizio di un diritto che troviamo riconosciuto nei documenti ma che faticosamente individuiamo nella nostra realtà di fatto. Non verrebbe mai nessuno di dire un museo chiuso è un diritto violato. Sì, magari qualche giornalista un po' più, diciamo così, appassionale, ma diciamo così, nessuno di noi lo percepisce ancora come una violazione di un diritto. Ed invece questo è il punto, nel senso che secondo me la Convenzione coglie una questione cruciale del rapporto tra istituzioni e cittadini. Se non la impostiamo sui termini del diritto all'eredità culturale, diciamo così, rischiamo, a mio avviso, di sminuire tutto il senso del partenariato pubblico-privato, che rimane, così come lo è oggi in Italia, un problema, diciamo così, di emergenza. Cioè non c'ho i soldi perché sono un ente pubblico povero, chiedo lo sponsor, chiedo un'altra formula, chiedo di gestirla ad un privato, no? Come se il semplice fatto che arrivi un privato trasforma le condizioni di sostenibilità di un bene culturale. Nessun museo del mondo si regge da solo sulla capacità di generare entrate, neanche quelli americani. Quindi capite che è un problema un po' impostato male, nel senso che se il partenariato pubblico-privato serve a risolvere i problemi della gestione, si fa un pochino fatica a crederlo. Poi se si guarda i numeri, intendo dire, poi se si guarda, come vi dicevo all'inizio, alle posizioni ideologiche, per cui uno ha sempre ragione, l'altro ha sempre torto, ovviamente qualunque tesi può essere, come dire, un'ipotesi che si autoavvera da quel punto di vista. Quindi, a mio avviso, la Convenzione di Faro, che vi invito a leggere, è molto interessante perché, se questo è vero, se il diritto all'eredità culturale è un diritto reale su cui bisogna lavorare sia in termini di aspettativa dei cittadini, sia in termini di risposta da parte delle istituzioni, e allora forse va trasformato completamente il modo di immaginare l'azione pubblica. Cioè va trasformato nel senso di capire fondamentalmente ogni volta, non soltanto quando c'è la consultazione pubblica che fa sempre molto chic ma che non serve a nulla, capire come via ordinaria cosa possa voler dire gestire insieme con i cittadini e quindi avere la capacità di indirizzare insieme le attività principali, diciamo così, della cura del patrimonio culturale, che comprende la tutela, intesa come il vincolo che dice dopo i 70 anni un bene entra in qualche modo nel patrimonio vincolato, in attesa della verifica del Ministero. Ma quello è un primo passo che può significare sostanzialmente nulla a parte una questione formale. La conservazione, che certamente è un tema controverso, nel senso che sempre di più la conservazione finalmente si percepisce non come un processo, come dire, perfetto e indipendente dai valori che in quel contesto specifico si producono, questo lo sapete probabilmente voi meglio di me,
e la gestione e la valorizzazione, che sono due aspetti strettamente concatenati, nel senso che anche in maniera un po' riduttiva, ma la gestione viene considerata un po' elemento strumentale della valorizzazione, che però ci aiuta a semplificare in qualche modo i concetti, nel senso che se noi capiamo, con un po' di fatica, ma riusciamo a capire quali sono i presupposti, gli strumenti e le competenze necessarie per valorizzare un patrimonio culturale, probabilmente ne riusciremo a derivare quali sono le conseguenze in termini di gestione. Cosa devo gestire in termini di complessità del personale o del bilancio o di altre cose di questo tipo qua, evidentemente è funzione del fatto che devo fare delle cose e non dell'altre. Se devo valorizzarlo attraverso attività formative, o devo valorizzarlo attraverso attività sociali, o devo valorizzarlo attraverso attività turistiche, evidentemente questo significa in termini di gestione competenze, capacità, strumenti profondamente diversi tra loro. Ovviamente qualunque cosa dico, se volete intervenire, possiamo farlo senza troppi problemi. Ok, quindi un tema però, diciamo, esaurito questa premessa su cui poi torniamo anche in altri momenti, di sicuro c'è un tema poi pratico, è che il richiamo al partenariato pubblico-privato è stato sempre più insistente nei momenti in cui i soldi pubblici scarseggiano. Ma questo storicamente, non soltanto nel settore culturale. Tutte le forme di partenariato, che soprattutto trovano applicazione nel contesto anglosassone, si sono sviluppate soprattutto nei momenti di crisi della finanza pubblica. E questo è, diciamo, comprensibile, nel senso che uno Stato capace di poter gestire serenamente tutto in autonomia, al di là, diciamo, delle scelte ideologiche, però comunque è uno Stato che non si pone neanche il problema né di, diciamo così, consentire, no, un ruolo privato, ma neanche di regolamentarlo fondamentalmente, e quindi chiaramente è un problema non sentito. Quello che è successo prima nel contesto anglosassone e poi anche in Italia è invece una lenta presa di consapevolezza e di coscienza circa, diciamo così, le potenzialità di questo partenariato, la prima delle quali evidentemente era quella economica. C'è stata una stagione, per fortuna conclusa, seppure non del tutto forse, in cui si è ritenuto che fondamentalmente aprire le porte ai privati fosse, diciamo così, un passo definitivo, semplice e definitivo verso la trasformazione della gestione del patrimonio. Ed invece col tempo abbiamo capito che non è così, nel senso sia perché diciamo non stai aprendo i rubinetti ad un mercato pronto, cioè non è che c'hai dietro la porta gli operatori culturali formati, perfetti, capaci di trasformare un palazzo storico in chissà che cosa, per cui ti bastava dire bene, entrate, ed erano già tutti capaci di gestire al meglio le cose. No, nel senso che non esiste un'economia o una imprenditoria di quel tipo, no? Quindi capite che il semplice fatto di dire lo prevedo dalla legge e poi vai, esci, vai a vedere il mondo reale e non cambia molto. Questo perché evidentemente manca la realtà al di là della previsione normativa. E poi vediamo qualche aspetto in particolare. Ma diciamo un aspetto forse più interessante è che questa evoluzione della normativa ha cominciato comunque a rimescolare un po' le carte in tavola e quindi di sicuro almeno dalla metà degli anni 90 ad oggi è stato fatto un grande passo in avanti anche in termini di configurazione di questo mercato degli operatori culturali, che è un mercato che addirittura adesso viene, come dire, osservato come indipendente da tutto il resto, cioè oggi con grande enfasi si parla di imprese culturali e creative, no? Pure con tanta confusione metodologica, devo essere sincero, perché se metti dentro pure gli architetti, che va benissimo, che hanno un processo creativo dietro, però vuol dire che non hai tanta sostanza. Se devi ricicciare dentro qualcosa che c'era pure prima della tua categoria, evidentemente perché non ha in sé grande, non so se vi ricordate la musica New Age, quando è uscita la musica New Age hanno ributtato dentro gente che componeva 20 anni prima della musica New Age e faceva pure cose interessanti tipo Philip Glass della musica minimalista, che sì, ci assomigliava alle sonorità della New Age, ma non era nato per la New Age, né tantomeno si sarebbe mai etichettato in quel modo. Quindi queste categorie, diciamo così, che vengono costruite per dare sostanza al punto di dire che la cultura pesa il 5,6% del PIL, che ha una crescita occupazionale, bla bla, tutte quelle cose che sapete, poi uno esce fuori, finisce un master in beni culturali e dice mazza, mi stanno aspettando tutti, evidentemente, perché c'è un indotto incredibile, la principale forza del paese. In verità non è così, cioè nel senso che le imprese creative e culturali oggi non sono codificate, ok? Ma diciamo così, è importante che voi capiate questo aspetto per uscire dalla retorica della cultura, che purtroppo è quello che è forse il problema principale del nostro settore.
La retorica della cultura vuole queste imprese creative e culturali che zompettano, che nascono, che si rafforzano, che diventano delle holding, cose che non esistono nel mondo reale. Io ho partecipato ai lavori di costruzione di un bando da 40 milioni di euro a favore delle imprese creative e culturali e quando siamo arrivati al punto di dire, bene, circoscriviamo quali sono le imprese creative e culturali. Sapete come si fa? Anche oggi si fa così, moltissime regioni fanno così, non solo regioni. Si prendono i codici Ateco, quelli delle camere di commercio, e si cominciano a selezionare da lì quelli che potrebbero avere un aspetto creativo. Quindi voi vi potete immaginare quando io ho trovato davanti quelli che producono i sanitari e mi sono, ovviamente, sono rimasto abbastanza perplesso, la risposta è stata: non puoi escludere che lì non ci sia un gabinetto fatto da un artista. Quindi capite che è un problema, no? Cioè, se non c'è una capacità di, che mi rendo conto è tecnicamente anche complesso, non è che adesso la banalizzo per capire il punto, ma non è così banale. E da 2 anni, 3 anni fa, quando mi sono trovato in questa situazione, ad oggi dei passi avanti sono stati fatti. Però di impostazione di fondo c'è un limite metodologico, no? Che è un limite, poi diventa oggettivo se uno ci lavora nel settore e quindi si ritrova di fronte a problemi che il giornalista non affronta, perché ovviamente si entusiasma quando uno gli dice che un euro investito in cultura ne produce 15, perché chiunque dice mappa, oh, fantastico, oppure l'ho sempre detto io. Il che però non è sempre vero e soprattutto non ci risolve nessun problema. Sapere o presumere, come sarebbe più corretto dire, che un euro investito in cultura ne produce 50, peraltro una volta facevo lezione a dei dirigenti del Ministero e ho messo di fronte tutti i modellini che raccontano quanto produce un euro investito e ognuno dice le sue. Tanto, come vi dicevo all'inizio, nessuno potrà mai verificare quanto ha prodotto quello, perché è così sofisticato, diciamo così, complicato il meccanismo di calcolo che è praticamente impossibile poi andare a verificare che sia effettivamente quello. Però, al di là di questo aspetto, diciamo, il punto importante non è presumere quanto possa, il problema è capire quali condizioni e cosa questo implica in cose da fare reali, no? Nel mondo della realtà. E questo già entriamo in un altro spaccato, che è quello poi dei numeri che abbiamo. E i numeri non sono così affascinanti, diciamo, come le stime che si fanno in questo settore. Per cui, come vi dicevo, un Ministero dei Beni Culturali, che comunque su 17 regioni ha un peso enorme, e anche sulle altre in verità, mi riferisco ovviamente a quelle a statuto speciale, nei quali non ci sono, se non in alcuni casi, in particolare per gli archivi, ma il resto non è patrimonio del Ministero, ma è delle regioni. Quindi un ministero che ha un bilancio di 1,5 miliardi, capite che è molto poco nel confronto con quello francese che vi dicevo. E questo è un problema, nel senso che, diciamo così, al di là del passaggio dei ministri, che sono più o meno simpatici, più o meno capaci di fare battute, diciamo la sostanza è che se non riesce a incidere sul bilancio dello Stato in termini di capacità di un ministero che poi ha funzioni non solo sulla conservazione, ma funzioni fondamentali sulle capacità di indirizzo, le capacità di orientare la valorizzazione, no? Se non hai capacità di negoziare un bilancio fatto bene, è evidente che il presupposto principale dell'azione dello Stato cade. Poi possiamo parlare di maquillage, di cose più carine, di cose un po' più affascinanti. Buongiorno. Però la sostanza è che con un bilancio fatto così, in cui, come vi dicevo, buona parte, se non la maggior parte, ma sicuramente la maggior parte, sono spese di normale funzionamento, da affitti, personale, utenze, cioè cose che non producono valore sul campo, capite che è molto faticoso poi immaginarsi chissà quali effetti possa avere, no, l'azione dello Stato da questo punto di vista. Quindi questo è il primo dato da cui partire, a mio avviso. Poi tutti gli altri sono simpatici, per carità, che abbiamo il 75% del patrimonio, non esiste, quelle cose lì, fidatevi, non è vero nulla, cioè nessuno sa, perché non esiste neanche un censimento compiuto di qual è il patrimonio culturale italiano, non esiste. Figuriamoci fare i confronti con l'Afghanistan o fare i confronti con altri posti che sono addirittura più indietro sul censimento. Quindi immaginare che abbiamo il 75% del patrimonio culturale italiano serve ogni tanto a farci un pochino tirare su di morale da delle notizie, ma insomma non serve a molto altro purtroppo. I dati reali sono che abbiamo un bilancio di 1,5 miliardi d'euro, cioè nulla dal punto di vista delle responsabilità che un ministero ha nel nostro paese, perché seppure uno lo considerasse erroneamente, ma se facesse l'errore di considerare il ministero dedicato esclusivamente alla conservazione, peccherebbe nel fatto di considerare che qualunque attività di conservazione ha un impatto enorme sulle attività di gestione e di valorizzazione.
Io, diciamo, ho seguito per un po' di anni le ville della Lombardia e uno dei proprietari ha tenuto un ponteggio lungo 70 metri per 7 mesi in attesa che il funzionario del ministero scegliesse il colore della facciata. Per 7 mesi, un ponteggio di 30 metri per 50, capite cosa possa significare in termini di costo. Anzi, ancora credo che non l'abbiano scelto, quindi sono passati più di un anno e mezzo. Quindi capite che la conservazione diciamo, ha un effetto diretto su cosa poi noi con molta facilità chiamiamo gestione e valorizzazione. Quindi questo è il punto di partenza. Sulle attività dello spettacolo, su cui entro meno, il calo esiste comunque e meriterebbe diciamo, un trattamento a parte. Anche lì però un po' di cose sono cambiate e quindi con le nuove regole del Fondo Unico per lo Spettacolo siamo riusciti, insomma, visto che ci abbiamo lavorato direttamente, a far passare una serie di indicazioni nuove. La prima, adesso non vi annoio con questi passaggi, ma la prima e più sconvolgente è la misurazione, cioè l'idea che i soldi pubblici siano associati a una misurazione di quello che fai, come lo fai, che risultati porti, è stata sconvolgente. Sconvolgente, ma in definitiva accolta anche dalla parte buona, sana di questo settore. AGIS, per capirci, che è il principale referente istituzionale per gli operatori dello spettacolo, ha applaudito questa riforma e là, che era iniziata, il nostro lavoro iniziò con Brai e proseguito poi con Franceschini. Ha applaudito a questa riforma perché ha introdotto una serie di elementi anche di trasparenza. Adesso, senza darvi elementi troppo scandalosi, ma insomma, il mondo dello spettacolo dal vivo in Italia, che ha tante cose di grande pregio, ha un'opacità storica veramente incredibile. Se un altro settore avesse come operatori di riferimento quelli che nel nostro mondo dello spettacolo gestiscono tanti soldi tante volte, veramente. Sarebbero già, in buona parte sarebbero in galera forse, e se non in galera, insomma, sarebbero state oggetto almeno di azioni di approfondimento di vario tipo, no? Purtroppo è il nostro mondo dello spettacolo che ha tantissime, non solo brave persone che veramente lottano con due soldi per fare delle cose egregie, sono la maggior parte, però comunque è fatto anche di quelle persone lì. Speriamo che il sistema più trasparente permetta anche di premiare i bravi, che è forse l'obiettivo principale di qualunque riforma. Però un dato interessante, se vogliamo guardare un po' ai numeri, no? E cioè, nonostante la crisi della finanza pubblica, nonostante la crisi statale, regionale, comunale, da tutti i punti di vista la vogliamo guardare in termini economici, la partecipazione alla vita culturale rimane più o meno stabile. E il dato è incoraggiante perché, ed è questa una cosa su cui esistono, diciamo, vari studi, non soltanto in Italia, però in qualche modo esiste una certa stabilità del consumo culturale, il che è ovviamente una cosa molto, molto interessante per chi vuole lavorare in questo settore, perché è quasi, e anche altri studi, analisi permettono di evidenziarlo, è quasi una domanda insensibile a tutto, no? Cioè chi vuole leggere o chi vuole andare al museo ci va quasi direi nonostante tutto. Okay. Anche quando diciamo, la capacità di disponibilità finanziaria della famiglia sono ridotte significativamente, sia perché chiaramente la gratuità nei musei ancora esiste ed è molto diffusa e speriamo si estenda, sia perché c'è un dato interessante che gli studi di sociologia degli anni 70 avevano messo in evidenza e secondo me poco si è riflettuto su quei lavori, che il dato più importante dell'economia della cultura, che a me personalmente mi appassionò fin dai primi tempi di studio, e cioè il fatto che a differenza dell'economia tradizionale, il consumatore di cultura ha una marginalità crescente di consumo. Per chi di voi ha studiato economia sa che si regge, tutto l'impianto dell'economia si regge sul concetto di marginalità decrescente. Più ho di una cosa, meno sono sostanzialmente soddisfatto di averne un'unità in più. Se ho comprato a casa 20 sedie, probabilmente la 21esima. Non è che mi dà una grandissima soddisfazione, quindi sono anche meno disposto a pagarla, la 21esima probabilmente. Nel settore culturale è esattamente il contrario, cioè più consumo, più ho voglia di consumare. E quindi è una cosa molto interessante, è un po' l'effetto del collezionista, per cui il pezzo mancante in verità conta più del pezzo che già ho, no?
E quindi questa è una delle impostazioni fondamentali, delle regole principali e più interessanti di questo settore, che giustificano, a mio avviso, in parte anche i risultati che osserviamo nel comportamento poi. Sono dati purtroppo molto aggregati, in Italia non si dispone di dati diciamo, molto analitici sui comportamenti di consumo culturale. C'è qualche ricerca qualitativa, anche qualche ricerca quantitativa, seppure diciamo, forse da un punto di vista metodologico non particolarmente sofisticata, però insomma è un ambito di sicuro interesse, quindi per chi di voi ha in mente, a cuore, in curiosità, insomma, quello di studiare il pubblico, i pubblici della cultura, secondo me c'è grande spazio per fare dei lavori interessanti, soprattutto adesso che cominciano a venire fuori i dati, perché sapete bene, insomma, che forse una delle novità più interessanti degli ultimi anni è questa maggiore disponibilità di dati, no? Che al di là, diciamo, delle tecniche di elaborazione, comunque secondo me nei prossimi 20 anni cambierà radicalmente qualunque lavoro nel settore della cultura, nel senso che anche il mio lavoro probabilmente sarà del tutto diverso fra 10 anni, nel senso che io oggi devo stimare una serie di cose che dopodomani non devo più stimare perché ho i dati, ok? Che è una bella differenza anche in termini, diciamo, per quanto mi riguarda, di modello di business su cui dovremo lavorare. Entriamo un attimo nel vivo, diciamo così, della questione del rapporto pubblico-privato, e cioè ormai siamo tutti abbastanza, come dire, consapevoli del fatto che quando entriamo in un luogo di cultura, sia esso, diciamo, un'area archeologica o un museo, fondamentalmente chi abbiamo di fronte non siamo certi che sia un dipendente del comune, della regione, dello Stato o cose di questo tipo qui. Questo perché, come alcuni di voi sanno, diciamo, fin dalla metà degli anni 90, in particolare dalla legge Ronchey del 94, è stata data la possibilità per i beni dello Stato a soggetti privati for profit sostanzialmente fin dall'inizio, di poter gestire inizialmente un elenco molto ridotto di servizi al posto, diciamo così, in surroga allo Stato. Questa legge Ronchey, dal nome dell'allora ministro Ronchey, ha profondamente cambiato il volto, diciamo, della nostra gestione del patrimonio culturale, perché in effetti è stato quello il pretesto, come vi dicevo, l'apertura delle porte in qualche modo, che ha detto al mercato: se ci sono degli operatori che sanno gestire queste robe qui, vengano, se no magari attrezzatevi, perché quello probabilmente sarà un settore. Di fatto l'abbiamo aperto normativamente, non esisteva prima, e quindi è un tema non banale, su cui peraltro, insomma, chi di voi può studiare la vita e le caratteristiche di quelli che oggi sono gli operatori principali del mercato, che è un mercato molto piccolo, è fatto da una decina di operatori, di cui 3-4 sono quelli che si dividono peraltro il 90% del mercato italiano, con problemi di concentrazione, di concorrenza, che ovviamente non vi sto a dire, ma che sono facilmente intuibili. Vi dicevo, è interessante notare anche l'evoluzione di questi soggetti, perché è un'evoluzione, come vi dicevo in apertura, in un mercato così regolato, è un'evoluzione che segue la norma. Cioè non è un'evoluzione normale di un qualunque settore. Se voi studiate il settore della componentistica per auto, ha una sua evoluzione che sicuramente ha dei momenti, diciamo, discreti, si direbbe statistica, in cui ci sono stati dei cambiamenti significativi apportati dalle norme, ma ha una sua evoluzione soprattutto dettata dalle innovazioni tecnologiche, no? O dalle innovazioni tecniche organizzative. Il settore culturale è molto più lento, in cui, come dicevo, un rapporto Nesta nel Regno Unito, l'innovazione c'è, ma è molto nascosta e soprattutto molto lenta poi a produrre risultati. Questo per una caratteristica fondamentale del settore culturale, che probabilmente conoscete, cioè il privato non gestisce le leve della gestione. Cioè non è che se voi prendete in gestione un museo gestite i prezzi, a volte non potete neanche gestire gli orari di apertura. Se prendete in gestione un bene dello Stato, non è che arrivate voi e dite: no, ma secondo me il prezzo del biglietto è troppo basso, facciamo 8 euro anziché 5, e poi io sta gratuità pure ai militari non gliela voglio dare e la cambiamo. Purtroppo no, voi non potete fare assolutamente nulla, quindi vi mancano gli strumenti minimi per gestire le leve fondamentali della gestione di un qualunque, diciamo, bene o di una qualunque organizzazione. Quindi è un mercato che ha vissuto della progressiva, diciamo, del progressivo ampliamento delle opzioni che si aprivano ai privati, perché all'inizio i privati, vedremo poi tecnicamente qual è la distinzione amministrativa, ma insomma i privati erano fondamentalmente degli appaltatori, cioè soggetti ai quali l'amministrazione diceva: guarda,
devi fare l'apertura della biglietteria dalle 9 alle 14, poi mi devi mettere due persone di cui uno vestito di blu, una vestita di bianca, quella che parla inglese. Cioè, le indicazioni fornite ai soggetti privati erano tali per cui in verità era semplicemente, come dire, un passaggio formale. Quello di avere un privato al posto del dipendente pubblico, perché il ruolo della pubblica amministrazione era tale in termini di indicazioni puntuali, per cui in verità non cambiava tanto. Cambiava che quei pochi o tanti profitti che quella cosa generava finivano nelle casse di un privato. Col tempo, per fortuna, è cambiata anche un po' la prospettiva, soprattutto perché mancando le risorse pubbliche, chiaramente si è andati di fronte ad una necessità fondamentale, cioè io do in concessione, come vedremo dopo, in uso, insomma, uno spazio e abilito però certe leve da manovrare per il privato, perché se io non riesco a ripagargli i costi di funzionamento, devo permettere a lui di inventarsi qualche cosa. Okay? E arriveremo quindi a capire meglio come funziona proprio questa roba qua. Prima di arrivare alle questioni tecniche, su cui poi vi annoio, però c'è sicuramente un passaggio culturale anche in questo caso da fare. E cioè, prima ci siamo soffermati un po' sulle posizioni ideologiche contrapposte tra conservazione e valorizzazione. Ora mi soffermo su un'altra contrapposizione, quella sostanzialmente che vede nel privato un problema tout court, che va semplicemente arginato o eliminato, e invece quello delle esperienze che esistono. Okay. Qualcuno di voi conoscerà sicuramente Tommaso Montanari. Avrete mai letto? Non avete mai letto un articolo di Montanari sul Fatto Quotidiano, sul suo blog? Sì? Vabbè, insomma, è uno storico dell'arte che insegna al Federico II, credo, a Napoli. Ed è uno storico dell'arte famoso perché ha preso sempre delle posizioni molto nette contro qualunque uso privato dei beni pubblici. Ok? E lo fa con toni, diciamo, come dire, da invettiva. E di questo ha fatto praticamente il suo mestiere negli ultimi 3 anni, fondamentalmente, nella scia creata da Salvatore Settis, che spero conosciate, insomma. Grande archeologo, rettore della Normale di Pisa, penso ancora, però insomma comunque una personalità di spicco del nostro panorama culturale. Qual è il problema, a mio avviso, diciamo, da economista della cultura, se si può dire così? È che io sono profondamente d'accordo su buona parte delle cose che questi scrivono. Vi consiglio vivamente di comprare il libro della Madre di Caravaggio è sempre incinta, perché è veramente spassoso. Perché individuano correttamente una serie di paradossi del marketing della cultura. Io non ci vado molto d'accordo con il marketing della cultura, ve lo anticipo, nel senso che faccio molta fatica. Adesso, per fortuna, si è evoluto tanto, ma quando lo studiavo io 10 anni fa, 15 anni fa, era una cosa veramente inguardabile, e quindi sono anche d'accordo sulla, diciamo così, sulla messa in evidenza dei paradossi e soprattutto dei risultati pessimi che può produrre un marketing della cultura che non abbia dietro un progetto culturale scientificamente corretto. Questo siamo tutti d'accordo. Quello che però io non condivido è il fatto che vengano presi questi paradossi. Paradossi vari, come appunto le finte scoperte di un altro Caravaggio nel libro che vi citavo, oppure la scena trash fatta dentro un palazzo storico che produce danni di vario tipo, adesso senza dirvi, insomma, nomi e cognomi. Però, dicevo, sono invece non molto favorevole, anzi per nulla favorevole, in profondo disaccordo, sul considerare quegli eventi paradossali come l'unico, il principale modo di intendere il rapporto tra pubblico e privato. Come se ogni volta che qualcuno proponga un partenariato pubblico-privato abbia in mente o la scena trash dentro la villa o un costruttore che deve imbullonare qualcosa su un affresco o stupidaggine di quel tipo là. Utilizzare il paradosso o l'eccesso per denigrare un'intera impostazione, che invece ha grandissimi meriti in moltissimi casi, a me pare, a parte intellettualmente disonesto, ma sinceramente non mi pare neanche particolarmente utile alla causa. E quindi, diciamo, faccio fatica a seguirli, diciamo così, se mi metto a ragionare sulle cose vere. Questa è gente che non ha mai lavorato nell'amministrazione dello Stato. Non è che nell'amministrazione dello Stato esistono storici dell'arte più scarsi di Montanari.
esistono anche gente 100 volte più brava di Montanari, che però non ha, come dire, il vezzo di doversi fare i soldi con i libri o con articoli in vettiva. E quindi chiaramente il punto importante è che chi ha la responsabilità di amministrare dei beni o chi ha responsabilità di programmare all'interno della pubblica amministrazione, i problemi che stanno alla base del dibattito se li pone tutti i giorni. Non è che non si ponga un problema di quanto opportuno far entrare un privato, di come regolarne l'uso di una sala. Lo fa quotidianamente, senza troppa retorica e senza troppi sfottò, ma lo deve fare perché è il suo mestiere quotidiano, e trova delle formule che tengano insieme istanze di vario tipo, dalla conservazione alla tutela alla gestione alla valorizzazione di vario tipo. Okay? Qual è il punto che io trovo fastidioso in questa letteratura, diciamo, di invettive, di pamphlet, pure molto divertenti, e quindi vi invito veramente a comprarli, a leggerli, insomma, sono secondo me molto carini, è che si portano dietro tutta questa retorica della cultura come di un elemento che deve essere pubblico nel senso, diciamo, formale del termine, cioè deve essere nel senso anche giuridico del termine, che è poi l'impostazione italiana, no? Cioè deve essere tutto di proprietà pubblica, ok? Tutta la responsabilità della gestione deve essere pubblica, cosa che è, prima di tutto, impossibile alle condizioni economiche in cui siamo. Ma poi soprattutto non ha senso perché nessuna amministrazione pubblica ha tutte le capacità di intercettare quali sono i valori e le esigenze di una comunità. Se partiamo dal presupposto della Convenzione di Faro, per cui le cose devono avere un valore per chi le riceve, non per chi sta là dentro, che è una cosa completamente diversa, no? Un'impostazione completamente diversa, capite che fondamentalmente dobbiamo fare qualche passo in avanti. E quindi io preferirei molto di più che, al di là della critica, che è sempre molto divertente e per certi versi pure molto facile, si producesse qualcosa. E quelli che lavorano nella programmazione, come vi dicevo, che lavorano nell'amministrazione del patrimonio culturale, stanno tutti i giorni così a lavorare, mica stanno lì a dire no, però in effetti il privato è bello, oppure il privato è brutto, oppure ma che l'uso non è particolarmente sofisticato. No, non se lo possono permettere. E il risultato qual è di questa impostazione? Che viene difesa purtroppo da una retorica fatta così, che un'analisi accurata del pubblico della cultura statale in Italia, fatta da una funzionaria bravissima del Ministero dei Beni Culturali, ha portato in evidenza un caso molto carino, che il pubblico dei musei ha un profilo identico ai dipendenti dello Stato, cioè donne dai 40 ai 55 con un certo livello di istruzione, sono esattamente lo specchio di chi vive dentro il Ministero. Cioè, noi abbiamo un'organizzazione del patrimonio dello Stato, mi soffermo su quello perché sono le cose più importanti per l'Italia, che è fatto a immagine e somiglianza di chi sta dietro le scrivanie. E non può essere così. Non perché abbia qualcosa in contrario con le donne dai 40 che adesso, questa è una stupidaggine, ma perché dobbiamo essere capaci di immaginare un'amministrazione che sappia intercettare i bisogni di tutta la popolazione che ovviamente risiede in questo paese e che vuole visitare quei luoghi. No? Quindi il tema fondamentale è che lo sforzo, a mio avviso, pur nella consapevolezza dei rischi che questo produce, perché ogni innovazione c'ha sempre un rischio, no? E quindi è molto facile dire no, ma torniamo a come eravamo 30 anni fa, perché è sempre molto, soprattutto se poi non ci lavori tu, che tu fai il professore, quindi è sempre molto facile dirlo o scriverlo. Tema diverso è mettersi a lavorare, e allora sarebbe più utile che tutti questi sforzi concettuali arrivassero ad una proposta che si incardina nel nostro assetto amministrativo, per cui mi sembra più interessante proporre delle modifiche al codice dei beni culturali, se questo può essere d'aiuto a fare una buona valorizzazione, a cambiare e orientare l'amministrazione dello Stato. Questa gente ci ha provato, perché poi vengono infilati dentro le commissioni, e io vi farei leggere le cose che sono capaci di scrivere, perché fino a quando dobbiamo fare la critica sono tutti fortissimi, ma vi farei leggere al momento in cui lui ha dovuto scrivere una proposta per la riorganizzazione del Ministero. Cioè cambiava, come è successo purtroppo in parte, cambiano le etichette delle direzioni. Ma non cambierà nulla. Quello che sta da un anno e mezzo aspettando il colore scelto dalla sovrintendenza rimarrà lì, anche con la nuova riforma che cambia i nomi, che cambia dalla DG valorizzazione, si chiamerà DG educazione, la direzione, si creerà una direzione musei e cose di questo tipo qua. A quello il problema non gliel'abbiamo risolto. Ok?
però siamo tutti contenti. Vi faccio un esempio di questi giorni. Avete seguito le storie di Mafia Capitale e avete forse visto, è uscita pubblicamente solo qualche giorno fa, la notizia che all'interno del Ministero c'è la sorella di Buzzi, la quale è la dirigente generale della valorizzazione. Secondo voi questi signori qui si sono scandalizzati? No, e vi dico un motivo in più per cui non si sono scandalizzati, di avere una persona che corrompeva perché si facesse assumere la figlia. Perché questi signori qua, quando è stata nominata la Buzzi, erano tutti felicissimi, ma non per un motivo sostanziale, ma perché la Buzzi ha sostituito Mario Resca. Mario Resca è stato il primo direttore generale alla valorizzazione, ma aveva un odore sgradevole, perché non era un uomo del Ministero. Era un uomo, pensate un po', che aveva lavorato anche come vicepresidente di McDonald's Italia, si era occupato dei servizi, di autostrade, cioè di tutt'altro nella vita. Solo che questi signori, anziché andare a vedere cosa ha fatto Mario Resca, andare a vedere, no? Non il nome, il cognome e l'appartenenza. Cosa ha fatto? Io ci ho lavorato. Ed era una persona capace di difendere il Ministero e capace di saper far lavorare i funzionari, perché non è che le scriveva lui le cose, parliamoci chiaramente, ma nessun direttore generale si mette lui a fare le cose. Un direttore generale deve avere la capacità di negoziare le risorse e far lavorare quelli bravi che ha di sotto. E lui queste cose le sapeva fare, perché aveva la capacità di essere un direttore generale. E i progetti che sono stati fatti durante la sua reggenza, secondo me, erano in molti casi molto interessanti. Molto interessante, poi tutto perfettibile, tutto migliorabile, siamo tutti d'accordo. Però lui era un esterno, un estraneo, non era uno storico dell'arte, ma vi rendete conto dello scandalo incredibile con cui appunto questi ci hanno fatto i soldi su sta roba qua, ovviamente articoli, interviste, seminari, di tutto, scontri in televisione. Poi è stata nominata una persona del Ministero, con nessuna capacità di valorizzazione, nessuna, però era del Ministero. E questa cosa qui ha permesso a loro, non si sono mai più occupati della valorizzazione del Ministero dei Beni Culturali, perché erano rasserenati, il fatto che c'era una persona nel Ministero dei Beni Culturali per loro era tranquillo, capito? Quindi oggi mi verrebbe da riprenderli per le orecchie peraltro e dire scusami, ma mi fai capire la differenza fra una come questa e quello di prima, che era una persona onesta, corretta, che ha fatto lavorare bene il Ministero dei Beni Culturali? Questi sono problemi concreti, purtroppo sui giornali non vanno queste cose qui. Capite qual è il punto? Perché c'è una retorica fondamentale che avvolge tutto il sistema culturale italiano e quindi queste cose qui purtroppo non le troverete mai, però credo che sia questo il punto fondamentale da cui partire, perché poi questa è la questione. Cosa trovate a destra invece? Trovate gente che invece fa le cose, no? Opposta a quelli che scrivono, e cioè chi fa le cose, come a Favara, che è un piccolo borgo della provincia di Agrigento, secondo me dovrebbe essere, come dire, ancora più osservato e analizzato nel dettaglio. Questi sono una coppia, diciamo, di giovani, hanno credo intorno ai 30-35 anni, che si sono inventati, non so se qualcuno li conosce, hanno trasformato Favara, che è un borgo abbandonato perché era un borgo agricolo in cui i giovani sono tutti scappati via, vicino a 5-6 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, hanno trasformato un borgo abbandonato, buongiorno, in uno dei principali centri di arte contemporanea al mondo. Loro erano dei collezionisti, degli appassionati, però hanno avuto una grande intuizione, quella di stare in un posto che era appunto abbandonato e in cui però hanno trovato, diciamo così, terreno fertile per ricostruire un'economia attorno a un'idea molto semplice, cioè quella di fare in modo che quel borgo diventi sede di tantissime iniziative artistiche, di arte contemporanea, di qualità, dall'arte pneumatica, diciamo, alla collezione fotografica di Terry Richardson, tantissime altre cose. Quindi se voi andate a Favara, per farvela breve, voi trovate che alla mostra del tizio, diciamo, X che viene da New York e che espone le sue opere in questo piccolo cortile attorno a cui si sono sviluppate delle casette, sono, potete immaginare, molto piccole, con delle scalette molto anguste, chi vi fa da guida? È la vecchietta del posto. E la cosa non è soltanto, diciamo così, un po', come si potrebbe dire, insomma, un po' freak. È una cosa molto carina, perché attorno a quell'idea si è creata un'economia, nel senso che
i giovani sono cominciati a ritornare proponendo delle cose che hanno avuto ed hanno una loro sostenibilità economica, perché c'è stata la capacità di fare delle cose che attiravano non soltanto pubblico pagante a volte, ma che avevano poi la capacità di interessare degli sponsor a livello internazionale. A Favara, in provincia di Agrigento, un posto che per raggiungerlo veramente da Palermo ci mettete 2 ore, da Catania più o meno altrettanto, 1 ora e 40 tutto, se rispettate i limiti. Quindi, insomma, non è un'operazione banale, fatta con 200.000 euro. A Favara, se volete prendere, adesso magari sono aumentati i prezzi, ma se volete prendere un appartamento di 50-60 metri quadri, lo comprate con 3.000 euro, 4.000 euro. Quindi capite che hanno fatto una scelta di posizionamento, per certi versi, pazzesca, cioè pazza, non pazzesca. Ma dall'altra ci hanno visto lungo, perché lì c'è un margine di, chiaramente, no? di potenziale crescita incredibile, per cui se voi adesso andate nella piazza di Favara, che precede il cortile in cui si sviluppa il Farm Cultural Park, trovate un pizzaiolo olandese che ha deciso di fare a Favara una pizzeria in cui ospita degli artisti, o cose di questo tipo qua. Sono nate gallerie d'arte, stanno recuperando il castello per farci degli eventi di arte pneumatica. C'è delle cose stupende, enormi, non so se appunto conoscete qualcosa. Quindi, qual è il punto vero? È che si sono inventati un sacco di cose diverse tra loro e peraltro senza nessun tipo di sussidio pubblico sono riusciti a fare un investimento che ha prodotto, quello sì, ha prodotto un'economia, ma non perché la trovate sull'analisi fatta dall'università X, perché se andate a Favara la vedete, ok? E poi senza fare modelli particolarmente sofisticati, andate, vi mangiate una pizza e capite quello che vi dico, ok? Questi sono due approcci completamente diversi, ovviamente non si fa fatica a capire per quale propendo io, no? Che peraltro conosco i due ragazzi e sono persone veramente squisite. Io non ho contezza dei tempi, quindi mi dici tu, Tiziana? Va bene. Ok, ok. Magari facciamo una pausetta, insomma, sì, ok. Allora, quindi entriamo un po' sulla parte noiose, però utili, anche perché purtroppo io queste cose le faccio un po' in solitudine, quindi se c'è qualcuno che poi si appassiona mi fa piacere e magari riusciamo pure a fare delle cose insieme. Allora, quello che vi anticipo è, partiamo da una disciplina, non dico normativa, ma disciplina, che per impulso della, diciamo, della comunità europea, in qualche modo spinge anche l'Italia a darsi una regolata. Parte questa cosa ai primi anni 2000, e confluisce nel libro verde che vi ho citato. Poi io ho messo qua le slide, così tu le puoi girare a loro, insomma, tanto non sono particolarmente geloso. Perché vi dicevo su impulso della comunità europea? Perché effettivamente, dato, come sapete, il contesto di progressiva armonizzazione delle legislazioni, chiaramente si è posto il problema di dire, ma nelle varie forme tra pubblico e privato, come si comportano i vari stati membri? Non si è arrivati ad una, diciamo, tassonomia unica per tutti, perché potete capire l'impostazione, diciamo, tra l'Italia e un paese, diciamo, del nord Europa, quanto diversa è e rimarrà ancora per moltissimi anni. Però di certo si è cercato di trovare una specie di punto di mediazione, quantomeno per capire in sintesi quello che fanno i vari paesi sulle diverse formule di partenariato pubblico-privato. E quindi di cosa trovate? E vi ho riportato poi qualche dettaglio. Trovate quantomeno una sintesi di quelli comuni a tutti i paesi, ok? E comuni ovviamente per certi versi, per molti altri le caratteristiche sono oggettivamente diverse. E così come nel decreto legislativo del codice dei contratti pubblici, il 163, trovate tutta una serie di indicazioni che riguardano ad esempio la selezione dei soggetti privati, su cui poi dirò delle cose, che sono molto diverse da quelle in voga negli altri paesi. Okay. Secondo me però è utile avere sempre a riferimento qualcosa di estraneo all'Italia, seppure contenga l'Italia come paese membro, perché dà molti stimoli a ragionare. Per chi di voi si sta preparando per il nuovo POR, il nuovo programma operativo regionale, quello che vi anticipavo prima, 14-20 della Regione Puglia, vedrà che sono anche previsti degli strumenti innovativi. Strumenti innovativi che riguardano ad esempio gli investimenti integrati territoriali, che poi sono la stessa logica con cui da 20 anni si parla di integrazione di vari tipi di misure, no? Non vi fate appassionare, diciamo, troppo dalle etichette, tipo i SAC sostanzialmente, no? Che sono una cosa, diciamo, come logica vecchia almeno di 20 anni.
Però sono c'è lo streaming, non so se c'è Francesco Palumbo all'altra parte, comunque sono molto innovativi anche dal punto di vista invece del rapporto tra la regione e i territori, da questo punto di vista sì. Quindi vi dicevo, ad esempio, sulle modalità con cui si selezionano i privati, questo è uno dei punti in cui forse siamo molto più distanti dal resto d'Europa, nel senso che noi abbiamo un'impostazione, chiaramente per tradizione giuridica e di diritto amministrativo, molto più cavillosa, rispetto a come selezionare un privato che collabora con la pubblica amministrazione. Poi vedremo dei dettagli specifici, questa come riflessione generale. I paesi, soprattutto anglosassoni, hanno una logica molto diversa, cioè molto meno centrata sui requisiti iniziali, molto più focalizzata sui risultati prodotti. Ok, cioè, volendola proprio banalizzare ed estremizzare molto, un privato in Italia è buono se è stato selezionato con procedure di evidenza pubblica corrette per l'Italia, magari poi ha combinato un macello come spesso succede, però intanto è stato selezionato in maniera formalmente ineccepibile. Alla parte opposta abbiamo un privato che può essere stato selezionato addirittura con chiamata diretta, ma che ha prodotto dei buoni risultati. Ok? Sono due modi che si mescolano in mille forme, in mille modalità diverse, ma che sintetizzano, secondo me, due approcci completamente diversi. Ok? Che è bene sempre tenere a mente, soprattutto quando poi uno si trova a fare le cose pratiche. Quello che vedremo poi in maggiore dettaglio è ovviamente il codice dei beni culturali, non entriamo nel testo 1, il 2 e degli enti locali, e vi farò una breve citazione di una delibera in particolare dell'autorità di vigilanza, che adesso non si chiama più AVCP, ma si chiama ANAC, perché è diventata Autorità Nazionale dell'Anticorruzione, quella presieduta da Cantone, per chi di voi legge i giornali, insomma. Allora, quello che vi dicevo è che sostanzialmente mi sono permesso di darvi, diciamo, slide anche più lunghe, in modo tale che trovate più roba, poi insomma io le sintetizzo a voce. Vi dicevo, su impulso dell'Unione Comunità Europea si è cercato e vedrete che lo sforzo è proprio linguistico, di trovare delle cose comuni e buone per tutti, okay? Che ovviamente non sono pensate per il settore culturale, ma sono pensate a livello generale, poi ogni settore in ogni paese ha la sua specifica declinazione. L'aspetto interessante che vi invito a fare, uno sforzo però diciamo a volte un po' complesso da sopportare, però insomma in generale c'è, a chi osserva un po' l'evoluzione anche della normativa italiana che vi riportavo nella slide precedente, c'è lo sforzo di adeguare la normativa italiana a una serie di principi di ispirazione comunitaria. Questo per un motivo molto semplice che voi probabilmente avete letto da qualche parte, e cioè il fatto che le regole della concorrenza oramai sono regole a livello comunitario e quindi non si può più, diciamo, su certe cose immaginare un regime del tutto diverso del nostro paese, perché chiaramente qualunque forma di sostegno ad un'impresa, diretta o indiretta, anche in beneficio fiscale, pensate un po', produce un'alterazione del mercato. Ogni sostegno di tipo selettivo, ad esempio, cioè in cui dico lo do a Tiziano e non lo do a qualcun altro, produce una distorsione potenziale del mercato, che va giustificata prima di essere autorizzata. Okay? Questo è il motivo per cui a poco vedrete che la normativa italiana si allinea sempre di più a quella comunitaria, che ovviamente si evolve sulla base di un po' delle istanze dei Paesi membri. Quindi trovate un po' di varie citazioni. Volendo quindi tracciare in maniera molto astratta, per poi articolarla meglio, una possibile, diciamo così, evoluzione, no evoluzione, ma fisionomia delle formule di partenariato pubblico-privato, troviamo che queste si collocano in varie fasi di un investimento. Dico investimento perché tipicamente lo sforzo, come vedremo, connesso ad un'operazione di questo tipo si giustifica solo quando c'è evidentemente la necessità di incidere in maniera profonda su la gestione di una infrastruttura pubblica di un qualche tipo. Meno si fa uno sforzo per, come dire, risolvere un problema estemporaneo, si fa ricorso, intendo dire, a formule di partenariato pubblico-privato, anche se questo in alcuni casi avviene. Quindi diciamo così che il ricorso a dei privati, adesso vediamo meglio i dettagli, può avvenire in diverse fasi, dalla progettazione
E quindi al momento in cui si definiscono le caratteristiche di un'infrastruttura o, come vedremo dopo, anche di un servizio, non necessariamente muri, ma anche servizi. Il finanziamento, che è una delle parti più allettanti per la pubblica amministrazione, la costruzione o configurazione dei servizi, la gestione e la manutenzione. Okay? Questo è il ciclo di vita, se vogliamo, di un investimento in generale, che potrebbe anche essere fatto interamente con soldi pubblici, ma che ci aiuta a collocare il ruolo del privato nelle diverse fasi in cui esso si può collocare. Potete facilmente capire che una cosa è scegliere un privato che debba fare la progettazione, altro è fare il resto. E aspetto non banale è che le operazioni di partenariato a volte si concentrano su una sola fase, altre volte invece su fasi diverse, okay? Tipicamente costruzione e gestione, se parliamo di un project financing, e poi vi dirò meglio i dettagli. Ma non è detto, anzi addirittura si potrebbe dare vita a diverse formule di PPP all'interno della stessa singola funzione. E per cui, se noi immaginiamo la parte finanziamento, si potrebbe immaginare che quella viene spacchettata in diverse operazioni. Oppure, situazione opposta, che un'unica operazione comprenda tutto, progettazione, finanziamento, fino alla manutenzione sostanzialmente. Okay? Chiaramente quello che potete immaginare fin da subito è che nel settore culturale è un po' complicato immaginare, se parliamo di patrimonio culturale, la parte di costruzione, propriamente intesa, cioè nel senso che non è che io ricostruisco il Tempio di Agrigento. Posso parlare di interventi di manutenzione, posso parlare in alcuni casi di adeguamenti funzionali di spazi, ma di certo non dico costruisci un tempio. Tutt'al più posso dire costruisci un museo, quello sì, ovviamente una cosa diversa. Vedremo poi una serie di fattispecie. Allora, anche qui vedrete che il Libro Verde usa una terminologia che dice, non dice, insomma un po' diplomatica, un po' da Commissione Europea. Però comunque, diciamo, è importante perché, come vi anticipavo, serve a tutti i Paesi membri, quindi tutti si devono ritrovare. Però dice delle cose anche non banali, quindi dice tutto e niente, ma in verità dice anche delle cose un po' specifiche. Il primo tema è, e su ognuno di questi ci potrebbero essere un'infinità di eccezioni, il primo tema riguarda la durata. E cioè, i rapporti pubblico-privati, per essere definiti un'operazione di PPP, non devono essere, diciamo così, estemporanei, come vi anticipavo prima. Nel senso che se io ho un'apertura, diciamo così, eccezionale di un bene e chiedo a un gruppo di volontari di aprirlo, evidentemente sto facendo un'operazione in cui il ruolo del privato è, diciamo così, succedaneo, in qualche modo non ha una grande iniziativa. Gli sto chiedendo, dammi una mano a fare una cosa, molto praticamente. E quindi, semplifichiamo adesso per vedere chiaramente i punti, poi la complicheremo un poco strada facendo questa semplificazione. Però, chiaramente, potete immaginare che l'ipotesi di un partenariato pubblico-privato nasce perché il privato debba avere un'iniziativa, non perché il privato sia un fornitore. Il partenariato pubblico-privato è una cosa del tutto opposta alla cosiddetta, al cosiddetto procurement, cioè il procurement è cioè la parte di acquisti della pubblica amministrazione, come quando compra le sedie, è esattamente l'opposto del partenariato pubblico-privato. Perché? Perché quando io compro le sedie, io dico voglio 15 sedie con la seduta così, con il materassino oppure con il tavolinetto attaccato e questo tipo qua. Faccio l'ordine, scelgo i preventivi, tutti si confrontano sul mio preventivo e mi fanno un prezzo più basso, magari mi mettono la stoffa particolare, ma fondamentalmente io ho deciso quante sedie, che tempi di consegna, che caratteristiche devono avere, che prezzo ti devo fare, tu mi consegni, finisce lì. Ok? Il tema sottostante a tutte le forme di PPP è che invece il privato abbia un'iniziativa. E vedremo meglio cosa questo voglia dire. In questa logica, quindi, è evidente che più la durata è breve, più assomiglia a una fornitura che non a una forma di collaborazione strutturata con un privato che ha un'iniziativa. Ok? La modalità di finanziamento del progetto. Quando io compro le sedie, o compro le penne, o compro la carta, evidentemente sto pagando quei soldi miei, pubblici intendo dire. Ok? Se io invece immagino una collaborazione con un privato, è perché
in qualche modo, e ne vedremo qualcuno, devo immaginare che il privato si assuma non soltanto l'onere di pagare qualcosa, ma perfino il rischio di gestire economicamente qualcosa. E quindi sui rischi è un punto che tenete a mente perché ci entriamo adesso a gamba tesa. Un ruolo importante dell'operatore economico privato che interviene nelle varie fasi del progetto. E questa è un po' la sintesi di quello che ho detto prima, nel senso che un ruolo importante, che il Libro Verde non dice cosa deve fare, però dice che nell'economia di un progetto, tra parte pubblica e parte privata, devono emergere chiaramente gli elementi qualificanti del ruolo del privato. E poi vedremo cosa possa significare. La ripartizione tra rischi tra soggetto pubblico e privato. Che vuol dire? E adesso ci entriamo con maggiore dettaglio. Vuol dire che qualunque attività connessa alle funzioni di cui vi dicevo prima, dalla progettazione alla manutenzione, ha dei rischi. Rischi che alcune cose accadano. Questi rischi hanno delle potenziali implicazioni di tipo economico. Possono aumentare i prezzi, possono ridursi i ricavi, cose di questo tipo qua. Il punto importante che ci segnala il Libro Verde è non banale, perché dice un'operazione si può definire di PPP solo quando i rischi e le incertezze ricadono sulla controparte privata. Perché immaginiamoci il contrario, io chiedo a voi di assumervi il rischio di gestire questo spazio del monastero per 3 anni, qualunque cosa accada non vi preoccupate perché io vi garantisco economicamente la sostenibilità della vostra gestione. Voi mi dite a piè di lista quanto avete speso ogni anno, io ve lo rimborso. Sarebbe probabilmente, dal punto di vista formale, un contratto di partenariato pubblico-privato tra i vari che adesso vediamo, ma sostanzialmente se voi venite ripagati ogni anno delle spese che sostenete, e probabilmente questo posto rimane chiuso e vuoto, capite che non è proprio lo spirito esatto con cui si dà vita a un'iniziativa di partenariato pubblico-privato. Quindi i rischi e le incertezze devono essere effettivamente in capo a voi. In questa ipotesi, cioè voi dovete pagare il rischio di un eventuale problema che sorgesse durante la gestione di questo. Questa è una semplificazione, poi ci sono ovviamente tante vie di mezzo. Però il punto cruciale che segnala il Libro Verde è esattamente questo. I benefici sono quelli un po', se volete, didascalici, classici, il privato porta capacità manageriale, il settore pubblico comunque ne beneficia in termini di nuove idee, su cui poi torniamo, e nuove modalità di gestione. Rimaniamo però, qui ve l'ho descritte con un po' più di chiacchiera. Ritorno e rimango sul tema dei rischi, perché è cruciale, anche se questo non appare in maniera evidente neanche ai nostri amministratori. Per farlo devo fare una brevissima premessa. In Inghilterra, l'Inghilterra è forse il paese in cui, almeno di quelli più vicini a noi, si è più sviluppato il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato. E quindi è anche il paese in cui prima sono emersi i problemi del partenariato pubblico-privato. E quindi un'evoluzione molto chiara che si è avuta appunto in Inghilterra, ma non solo, in Canada e Nuova Zelanda in particolare, è stata quella che, un po' come nell'esempio che vi dicevo prima, man mano che si sviluppavano e diventavano numerosissime le operazioni di partenariato pubblico-privato, soprattutto una modalità, che è quella su cui si concentra fondamentalmente l'attenzione di tutti, ed è quella su cui poi io vi dirò, entreremo nel dettaglio, diciamo così, che è il project financing. Nell'ambito del project financing emergeva sempre di più una circostanza per cui la formula era di partenariato pubblico-privato, ma la sostanza appariva sempre di più come spesa pubblica to core. Quindi, il project financing veniva evocato perché doveva risolvere i problemi finanziari dello Stato e degli enti locali. Però, a ben vedere, la struttura dei contratti e soprattutto gli effetti di quei contratti da un punto di vista economico sulle finanze pubbliche, pareva che un grande beneficio economico non ci fosse, che addirittura il ricorso ai privati aumentava i costi della spesa pubblica. E questo ha portato ad una scelta fondamentale, su cui vi dirò a breve. Questo però come avveniva tecnicamente? Avveniva sulla base di tre rischi fondamentali, che
che sono appunto i tre rischi che vedete qui elencati: il rischio di costruzione, il rischio di performance e il rischio di domanda. Partiamo dai rischi e poi arriviamo a cosa è successo appunto con la decisione Eurostat. Allora, facciamo l'esempio di un museo, così rimaniamo nel nostro territorio. Ipotizziamo che, diciamo, una pubblica amministrazione decida di affidare ad un privato la costruzione e gestione di un museo, perché per varie ragioni ritiene che ci siano le condizioni per cui un museo, magari con un piccolo sussidio pubblico iniziale, sia capace di sviluppare in un'area in cui c'è già una domanda culturale di ipoteticamente 150.000 persone e quindi 150.000 visitatori, che è già un buon numero per poter costruire un museo che funzioni, diciamo che affidi non tanto alla costruzione, che è forse un po' impegnativo, ma all'allestimento funzionale degli spazi e poi la gestione vera e propria del museo con i servizi annessi. Immaginiamocela come un'operazione, almeno sulla carta, sostenibile. Proviamo a capire quali rischi implica un'operazione di questo tipo. E partiamo dal primo. Se ipotizziamo che per essere aperto al pubblico il museo, come verosimile, richiede una serie di lavori, per i quali appunto è stata ipotizzata questa formula, chiamiamola del project financing, poi vi dirò meglio cosa vuol dire, in sintesi è che chiaramente il privato fa una proposta di intervento con le proprie risorse e il privato si impegna a remunerare quell'investimento con i ricavi, diciamo meglio, le entrate che la gestione di quel museo produrrà nel tempo, un po' come è avvenuto con le autostrade. Come sapete, le autostrade sono sostanzialmente il principale investimento fatto in project financing in Italia, per cui sono state fatte da privati, Autostrade S.p.A., che ripagano l'investimento fatto e che stanno continuando a fare attraverso i pedaggi. Okay? Immaginiamo lo stesso schema. Bisogna allestire un museo e dopo averlo allestito si apre. Entriamo in qualche dettaglio in più. Siamo al 2014, diciamo che l'impegno è allestirlo, entro giugno del prossimo anno per aprirlo e quindi cominciare ad avere visitatori con un'apertura faraonica e quindi tantissimi visitatori fin dal primo anno, dal 2015. Qual è il rischio di costruzione che abbiamo qui di fronte? E tra i tanti, faccio solo qualche esempio, la possibilità che per varie ragioni si abbiano dei ritardi nell'allestimento. Ok? Perché è importante focalizzare questo rischio? Perché se c'è un ritardo nell'allestimento, l'implicazione economica è che apro più tardi. Se apro più tardi, comincio anche a fatturare più tardi. E quindi quell'apertura ritardata ha un costo molto concreto per le casse del mio soggetto privato che intende appunto aprire il museo. La domanda è: il rischio di costruzione, chi lo paga? Per rispondere a questa domanda dobbiamo vedere il contratto. Perché può capitare, vi sembrerà strano, ma è così, che se quel ritardo, diciamo così, collegato all'allestimento deriva da un'autorizzazione arrivata tardi, o anche, diciamo, da una diversa interpretazione dei tempi di consegne varie, può capitare che il privato richieda il pagamento delle giornate di chiusura all'ente pubblico che aveva fatto da, si dice, stazione appaltante, che aveva affidato il contratto. Ok? E quindi va capito fino in fondo se quel ritardo nel rischio di che è connesso al rischio di costruzione, in particolare per noi il ritardo nell'allestimento del museo, effettivamente ha un'implicazione economica che ricade interamente sul privato o sul pubblico o in parte sull'uno e sull'altro. Ok? Poi abbiamo un secondo rischio, arriviamo alla fine perché è importante capire queste cose. Il secondo rischio è invece quello di performance, per cui noi avevamo fatto un business plan che permetteva, e quindi una serie di calcoli, che ci permettevano di dire che il rientro di quell'investimento sarebbe avvenuto in 3 anni a condizione che il museo fosse rimasto aperto per 300 giornate all'anno, con certi orari e certe caratteristiche. Ora, anche ipotizzando che l'allestimento avviene nei tempi concordati, potrebbe darsi che per qualche ragione il museo rimane chiuso, in verità, per 100 giorni all'anno. E quindi non arriviamo ai 300 giorni che invece erano da contratto. La domanda anche in questo caso è: atteso che la chiusura produce un danno economico, su chi ricade quel danno economico?
La domanda non ha mai una risposta ovvia, perché, senza annoiarvi con questioni giurisprudenziali, esistono tanti fatti avvenuti in Italia che ci fanno pensare che, anche quando non è previsto dal contratto, a volte l'onere ricade in capo al soggetto pubblico. Ok? Terza ed ultima fattispecie è l'ipotesi di rischio di domanda. Per cui ipotizziamo che il nostro museo è stato allestito per tempo, che rimane aperto 300 giorni all'anno come concordato, ma che non entra nessun visitatore. Anche in questo caso, se fosse così, su chi ricade il rischio, il danno economico prodotto da questa fattispecie? La risposta più ovvia sarebbe: ma sul privato. Se si è preso lui la responsabilità di allestire e gestire un museo, dovrebbe essere sul privato. Ma non è così facile. Se voi scorrete le istanze che sono state arrivate e discusse ai TAR, ai tribunali amministrativi regionali in Italia, scoprirete decine, decine di situazioni in cui le controversie nascono per capire in capo a chi deve essere computato il costo per un'apertura ritardata, per il fatto che ci arriva poca gente perché magari avete costruito, avete fatto un centro commerciale da un'altra parte, quindi mi avete spostato i flussi del pubblico da un'altra parte, perché sul sito del comune non viene data adeguata visibilità. Insomma, troverete poi la fantasia degli avvocati da questo punto di vista a volte non ha limiti, però comunque troverete tantissime situazioni più o meno fantasiose in cui, a domanda molto semplice, la risposta non è altrettanto semplice. Però perché è importante a livello di sistema paese capire su chi sta la responsabilità dei rischi? Perché per un motivo contabile. Perché il ricorso al project financing veniva e viene legittimato da un motivo molto semplice, che senza il quale non sarebbero mai partite tutte queste cose che vi dico, e cioè che un investimento realizzato in project financing è un investimento fuori bilancio, e cioè non entra nei vincoli del patto di stabilità di Maastricht, su cui sentite ciclicamente al telegiornale dire che l'Italia rischia lo sforamento del 3% del deficit, no? Ora capite che è una cosa molto allettante per un paese avere uno strumentino per il quale io continuo a fare investimenti, infrastrutture, costruisco e tutto, e non mi entra nel vincolo del patto di stabilità, per il quale invece, come sapete, moltissimi degli investimenti sono bloccati per una questione di equilibrio nei conti. Ok? Questo è il motivo per cui questa formula del project financing aveva cominciato a prendere piede, perché chiaramente dentro le operazioni di project è anche possibile inserire dei contributi pubblici. Cosa succedeva? Che si faceva spesa pubblica, magari nascosta attraverso un rimborso del rischio, ma se dentro l'etichetta di un'operazione privata, a capitali privati. Per questa ragione è stato necessario intervenire in termini contabili. L'intervento di Eurostat è assai significativo perché dice una cosa molto chiara. Dice: qualunque operazione si può definire di partenariato pubblico-privato a condizione che almeno due delle tre categorie di rischio siano effettivamente in capo al privato. Ok? Per questo ci ho speso un po' di tempo per spiegarveli. Perché contabilmente, se io dico allestisci un museo e poi gestiscilo, se uno vede il titolo del contratto e le prime due righe, dice: ma è fatto dai privati, questo è evidente, no? E no, non è così scontato. Sotto il profilo contabile, io devo essere sicuro che i rischi o di costruzione, in verità di costruzione è obbligatorio, più un altro tra performance e domanda, devono essere in capo al soggetto privato che se ne assume appunto la responsabilità. È chiaro questo passaggio? Capite che questa scelta qui è stata non banale, perché mentre era diventata la scappatoia per veicolare attraverso operazioni formalmente a capitale privato, di fatto risorse pubbliche, perché se io ti dico: guarda, fallo tu, tanto poi te lo rimborso io se va male, e capite che è una logica completamente diversa, quella di dire: fallo tu e se va male sono cavoli tuoi. E
Io al massimo posso sopportare una parte del rischio di domanda se poi mi dimostri che effettivamente quel centro commerciale spostato da un'altra parte ha prodotto il problema che tu mi dicevi. Per cui, se voi andate al MUSIL, il Museo dell'Industria e del Lavoro di Brescia, che ha una sede accanto a un centro commerciale, uno dei pochi casi in Italia, proprio così, attaccato. Se quello mi dice che spostando il centro commerciale gli è tolto pubblico, gli credo abbastanza. Se me lo dice uno come pretesto per dire, magari come dire, senza avermi dimostrato che il pubblico che andava da lui era il pubblico, diciamo, dei visitatori del centro commerciale, magari gli credo meno, no? Mi fermo qua per ora, facciamo una pausa breve. Basta che mi dite se è chiaro, se no spiego qualcosa del passaggio. Sono andato un po' lento, però volevo che capiste proprio questo punto che è nevralgico per capire. Da un punto di vista generale, poi entriamo adesso nello strumentino e lo vediamo.